Grazie a tutti per la presenza. Questa ovviamente numerosa presenza ci dà l'idea di quanto attesa fosse questa conferenza stampa. D'altronde, dicevo prima con il direttore di Fondazione Ferrovie dello Stato, Luigi Francesco Cantamessa, siamo ad un anno dall'insediamento della nuova Assemblea Legislativa e della nuova Giunta regionale, ma siamo anche nell'anno europeo Ferrovia, che è stato dichiarato il 15 dicembre 2020, quindi fino tutto quest'anno è l'anno dedicato dai paesi dell'Unione Europea alla ferrovia. La ferrovia come strumento non solo di sostenibilità, ma come uno strumento di rimozione degli ostacoli alla crescita economica. E allora ad un anno dall'insediamento della nuova Assemblea Legislativa ci piace comunicare con i massimi vertici delle Ferrovie dello Stato e di Fondazione e Ferrovie dello Stato che sono stati raggiunti tre obiettivi. Quello che celebriamo oggi, l'apertura della ferrovia, la riapertura della ferrovia subappennina italica nel tratto Fabriano-Pergola con un suo collegamento con il capoluogo di regione, il raddoppio e la velocizzazione della Orte-Falconara e l'intesa fra le regioni della dorsale adriatica per l'alta velocità Bologna-Lecce. Perché questo? Perché nella visione della regione Marche le infrastrutture devono essere intermodali, ma devono essere anche interconnesse. Quindi interconnettiamo la nostra rete stradale, il nostro porto, il nostro aeroporto alla rete ferroviaria, che deve essere la più estesa possibile, perché la ferrovia è un mezzo, abbiamo detto, di crescita economica, di sviluppo turistico, ma anche un mezzo sicuro. Questa mattina ho avuto l'occasione di analizzare alcuni dati, ad esempio proprio quelli sulla sicurezza, che è uno degli altri obiettivi della Giunta regionale Acquaroli. Abbiamo notato gli investimenti di questo anno sulla sicurezza, sulle nostre strade, lo vogliamo fare anche sulle ferrovie insieme ai nostri partner nazionali. La mortalità per chilometro su 1 miliardo di persone è, per quanto riguarda gli incidenti ferroviari, dello 0,1. Per quanto riguarda gli incidenti su autobus, dello 0,23. Per quanto riguarda quelli automobilistici, del 2,7 su 1 miliardo per chilometro, in moto 38. È chiaro che il mezzo più sicuro è quello ferroviario e noi dobbiamo tendere, come ci dice l'Unione Europea, dandoci anche delle scadenze 2030 e 2050, dobbiamo tendere a creare uno spazio ferroviario europeo unico che crei sicurezza, sostenibilità e sviluppo economico. Ecco perché al mio fianco ci sono i massimi esponenti, scusate, abbiamo un problema con il collegamento del microfono. Ecco perché abbiamo coloro i quali ci hanno aiutato in questo periodo affinché tutto questo avvenisse. E abbiamo in collegamento il direttore commerciale di RFI, Cristian Colaneri, che sono onorato di avere qui in presenza, in collegamento nella nostra conferenza stampa, ci fa questo onore, a cui passo direttamente la parola se ci ascolta. Pronto? Ecco l'ingegner Colaneri. Mi sentite? Grazie, spero mi sentiate bene. Saluto tutti, grazie intanto dell'invito. Il mio è un breve intervento di saluto, ma anche di ringraziamento verso un po' tutti gli attori che si sono adoperati per il raggiungimento di questo obiettivo, anche perché credo che quando si raggiungono dei risultati di questa portata e come dire con tempi così ristretti non può che essere il risultato di un lavoro di squadra. Quindi un ringraziamento alla regione che come dire come committente di tutta l'operazione diciamo
ha posto tutte le energie possibili, ricordo le prime riunioni, diciamo, solo qualche mese fa. Ringrazio Fondazione che, come sempre, diciamo, ha raccolto la sfida. Ricordo una riunione di qualche mese fa, prima dell'estate, in una diciamo meravigliosa location che è la sede appunto di Fondazione FS, dove Fondazione ha subito raccolto la sfida lanciata dalla Regione. Devo ringraziare anche RFI, noi in genere non siamo autoreferenziati, ma devo ringraziare RFI, in particolare il direttore territoriale operativo infrastrutture, ingegnere D'Alessandro, che è lì presente, perché effettivamente con tutta la sua squadra ha fatto un lavoro eccezionale in tempi brevissimi. Oggi siamo pronti per riattivare il servizio turistico, ho visto delle foto ed effettivamente lavorando anche nel fine settimana siamo riusciti, come dire, a centrare l'obiettivo che ci eravamo posti. Siamo solo a una prima fase di lavori, abbiamo agito sostanzialmente sull'infrastruttura, dovremo agire anche sulle tecnologie, ma qui se è d'accordo Assessore, lascerei 2 minuti anche la parola a Nicola Alessandro, magari che ci può raccontare brevemente quello che è stato fatto. Grazie, un saluto a tutti. Grazie al direttore commerciale di RFI, sicuramente Nicola D'Alessandro è stato un perno fondamentale a cui si è rapportata la nostra regione e fondazione affinché questo potesse avvenire in pochissime settimane. Ho visto veramente le squadre incaricate da Ferrovie lavorare 7 giorni su 7 su questa linea per poter realizzare quello che alcuni credevano un sogno, invece è diventato realtà in pochissime settimane. Grazie ingegnere. Sì, grazie Cristian, grazie Assessore. Sono orgoglioso stamattina di essere qui a valle di un lavoro che ci ha coinvolto per tutta l'estate, perché abbiamo lavorato, come diceva l'ingegner Colaneri, da luglio tutto il mese di agosto, anche durante i fine settimana, per raggiungere un obiettivo che era molto sfidante. Noi abbiamo iniziato i primi sopralluoghi a metà giugno e io onestamente vi confesso non ero mai stato su quei territori. Ce ne siamo innamorati perché la ferrovia attraversa dei territori che sono veramente molto molto belli, e quindi auguro a tutti poi col viaggio inaugurale di rendersene conto, e quindi questa è stata anche un'ulteriore molla che ci ha fatto lavorare con maggiore passione e con voglia assoluta di raggiungere l'obiettivo. Come diceva Cristian Colaneri, in questa prima fase abbiamo lavorato soprattutto sulle infrastrutture, quindi abbiamo lavorato per riaprire una linea che era interrotta da 10 anni e che fu interrotta a seguito di una frana per avverse condizioni meteo. Poi siamo andati un po' anche a ripescare vecchi documenti, e chiaramente la linea non percorsa da treni era assolutamente invasa dalla vegetazione, per cui la prima azione è stata quella di disboscare, e non è un termine usato a caso, perché si era creato in alcuni punti proprio un bosco nuovo, quindi abbiamo disboscato ed è stato un lavoro veramente di grossa portata. Poi c'erano delle opere d'arte, quindi per opere d'arte intendiamo ponti e gallerie, che non essendo percorsi da decenni avevano bisogno alcuni di consolidamenti, altri semplicemente di una verifica, e quindi praticamente abbiamo verificato ponte per ponte, galleria per galleria. Poi c'era un armamento vetusto, e qui abbiamo avviato tutti gli interventi, forse a cui faceva riferimento l'assessore, perché siamo andati con i mezzi più moderni che le imprese appaltatrici hanno a disposizione, e abbiamo rimesso su un'infrastruttura che garantirà i viaggi in sicurezza. Stiamo a metà però del cammino, perché in questi primi 3 viaggi inaugurali i 18 passaggi a livello che ricadono lungo i 31 chilometri della linea saranno presenziati dal nostro personale. Quando invece li automatizzeremo, e quindi questo si otterrà con l'implementazione tecnologica, con il ripristino delle tecnologie della linea, sarà anche più facile organizzare i treni, perché sarà magari possibile organizzarne 2 a settimana senza la ricaduta forte sul nostro personale. E poi abbiamo fatto una meravigliosa, secondo me, attività di ripristino delle fermate, quindi sia del fabbricato viaggiatori che dei marciapiedi. Poi domenica
lo vedrete, insomma, abbiamo rimesso su un'infrastruttura chiaramente vetusta, abbandonata, ed è stato veramente un grande piacere farlo. Quindi siamo pronti per il viaggio inaugurale del 26 e poi ne sono stati programmati altri due, uno il 4 ottobre e uno il 24 ottobre. Il 3, chiedo, è sempre di domenica, quindi uno il 3 e uno il 24. Io non ho altro da aggiungere. Abbiamo portato delle fotografie, giusto per le possiamo scorrere molto velocemente per farvi capire un po', ecco, lo stato. Allora, sì, allora, questa foto in basso a sinistra vi fa rendere conto di come era la ferrovia intorno al 30 giugno più o meno, e quella foto invece in basso a destra è la situazione attuale. Vabbè, questo è un rifornitore che sta proprio in stazione di Pergola, in realtà le opere non sono ancora completate e quindi questo è il primo dato, cioè il ripristino dell'infrastruttura. Poi abbiamo, come vedete in queste fotografie, tutti gli interventi all'armamento ferroviario che sono stati messi in campo. Ora uso un po' di termini tecnici, ma i 31 km della linea sono stati tutti livellati, quindi praticamente per un viaggio che garantisca sia il comfort ma soprattutto la sicurezza della circolazione ferroviaria, e abbiamo sostituito i 7 deviatoi che saranno percorsi dal treno storico. Poi abbiamo ripristinato il primo binario di precedenza della stazione di Pergola, che è il binario dove praticamente il locomotore passerà dalla testa nel viaggio di andata alla testa del viaggio di ritorno. Questo è un intervento di consolidamento a un'opera d'arte che non è stato che è stato necessario effettuare, mentre nella foto a destra potete vedere la stazione di Pergola con una tinteggiata dell'intera facciata e il ripristino del marciapiede. Abbiamo anche recuperato quei rifornimenti idrici, colonne idriche, scusami, perché è un appassionato di foto. Questa foto invece racconta quello che abbiamo fatto su tutte le opere d'arte che sono distribuite sui 31 chilometri, quindi alcune dove era possibile accedere l'abbiamo fatto dal basso, su altre invece siamo andati con questi ponti che si chiamano by bridge, che consentono l'ispezione a distanza di contatto, si dice, quindi proprio da vicino, di i nostri ingegneri che hanno potuto ispezionare tutte le opere d'arte per vedere se ci fosse la presenza di lesioni pericolose o quant'altro. Per il momento però tutto è, diciamo, si è conservato bene. Stamattina, per darvi l'ultima informazione, ci sono ancora gli operatori che stanno lavorando e che finiranno sabato sera, perché sfruttiamo praticamente tutto il tempo possibile. Perfetto, grazie, questo volevo dire. Ringraziamo l'ingegner Nicola D'Alessandro, che si occupa delle ferrovie delle nostre Marche, io direi del Centro Italia, perché Marche, Umbria e Abruzzo, e che ha messo tanto impegno in questa tratta ferroviaria che collegherà Ancona con Pergola. Vedremo in futuro quello che riusciremo a fare insieme, ma abbiamo inaugurato un percorso molto proficuo tra Regione Marche, RFI, Trenitalia e soprattutto Fondazione Ferrovie dello Stato, con il quale ci siamo da subito trovati in una identità di visione molto importante, perché altrimenti nulla sarebbe stato possibile. Io ora cedo la parola a due dirigenti della Regione Marche, che sono stati anch'essi centrali in questa strategia di valorizzazione turistica della ferrovia Fabriano-Pergola, Ancona-Fabriano-Pergola. Do subito la parola al dottor Raimondo Orsetti. Sì, buongiorno. Alcune brevissime riflessioni. Noi addetti al settore del turismo siamo ovviamente molto felici di questa collaborazione che è nata e di questa iniziativa che arricchisce concretamente l'offerta turistica della nostra regione. Voi sapete che noi siamo impegnati da tempo a fare in modo che il settore del turismo e delle Marche in genere come destinazione turistica
escano un po' da quel cono d'ombra dove sono stati relegate per molti anni. E credo che stiamo riuscendo ampiamente in questo obiettivo, anche perché ci confortano tantissimo anche i dati di questa stagione, che sono dei dati, presto io credo che il Presidente ne darà anche comunicazione ufficiale, sono dei dati estremamente importanti. E ripeto, le Marche sono una destinazione turistica interessante anche perché, diceva Piovene, già nel 1957 è l'Italia in una regione, nel senso qui in un territorio anche piccolo, se si vuole, c'è presente tutta l'Italia, ci sono tantissime opportunità e l'offerta turistica è sicuramente variegata, ricca e soprattutto distribuita in tutto il territorio. Questa iniziativa che parte da Ancona, tocca Fabriano, arriva fino a Pergola, lungo il percorso tocca tante situazioni importantissime che è inutile ripetercele, le conosciamo tutti, ma io soprattutto vorrei sottolineare i bronzi dorati di Cartoceto che rappresentano sicuramente un unicum nella offerta del patrimonio culturale della nostra regione e che meritano la grande, la giusta grande attenzione di un panorama culturale internazionale. E penso che per l'appunto questa iniziativa vada non solo ad arricchire, ma io mi auguro che diventi permanente e possa rappresentare un'esperienza anche utilissima per gli operatori, per il territorio, per lo sviluppo delle nostre terre. In questa realizzazione io devo ringraziare soprattutto Griluma e Antonio Recchi che è qui presente perché c'è stata veramente di aiuto e si è fatta carico della gestione di tutti quei tanti servizi che potrebbero anche non apparire ma che richiedono un'attenzione costante e puntuale verso il turista. E quindi grazie Antonio per quello che hai fatto e per quello che farai. Infine, nell'economia generale del discorso, una sottolineatura veloce, l'assessore ha annunciato 3 punti qualificanti del governo regionale, il raddoppio della Orte Falconara e dell'alta velocità lungo la dorsale adriatica rappresentano finalmente la risposta ad un'esigenza che il settore del turismo pone da tempo, che è quello del collegamento veloce verso la nostra destinazione. E quindi è un obiettivo strategico veramente fondamentale e dobbiamo dare atto al governo di questa regione che finalmente ha posto una parola definitiva e all'assessore Baldelli per il grande impegno e la passione che sta mettendo in questa direzione. Grazie. Grazie al dottor Orsetti, con la quale abbiamo detto stiamo organizzando dei veri e propri pacchetti turistici, perché il treno già di per sé racconterà uno spaccato molto importante della nostra Italia. Lo vedrà chi salirà sul treno, ovviamente sicuramente il primo treno è già quasi completamente ormai coperto nel numero dei posti, ma avremo tante occasioni per scoprire le nostre belle Marche, perché questo è il treno turistico della Regione Marche. Prima il dottor Orsetti parlava dei bronzi dorati da Cartoceto di Pergola, nel primo viaggio ci sarà un'altra bellissima scoperta. Il parco minerario dello Zolfo delle Marche, in modo particolare la miniera di Cavernardi. Insieme ai bronzi sarà un'altra puntata del subappennina italica che darà grandi suggestioni e ci ricorderà quel territorio, quanta economia ha prodotto, quanto lavoro ha prodotto e quanti sacrifici dei nostri corregionali. Ora lascio la parola all'architetto Goffi che insieme al dottor Orsetti sapientemente, tecnicamente, insieme a Fondazione Ferrovie ha reso possibile in poche settimane quello che domenica andremo ad inaugurare. Grazie architetto. Prego. Io mi soffermerei su 3 aspetti. Uno, come è stato già evidenziato, l'aspetto dei tempi. Cioè anche per noi immaginare qualche mese fa di riuscire domenica a riattivare la linea sembrava qualcosa di impossibile. Quindi tutti
i soggetti, che tutti gli enti che ci hanno lavorato, la rete RFI a fondazione, chiaramente anche regione, questo è stato un aspetto veramente particolare. Cioè, immaginate in alcuni mesi riattivare la linea con tutti i lavori che ha fatto Rete Ferroviaria Italiana, portare, attivare un treno, gestire insieme al privato, insieme al servizio turismo questa operazione. Quindi l'aspetto della tempistica per me è veramente qualcosa, un esempio positivo dove alcuni aspetti possono essere, come dire, realizzati anche se complicati in alcuni mesi. In un paese in cui siamo abituati, no, dove molte operazioni durano anni, questo è un aspetto veramente fondamentale. Il secondo è anche il fatto di riconoscere i nostri territori, cioè spesso anche per noi che viviamo nelle Marche, il fatto di avere, io sono stato costretto ad andare a fare i sopralluoghi da parte dell'assessore che mi metteva degli orari dei sopralluoghi per tutto il territorio, e sotto questo profilo però è stato un aspetto veramente interessante anche per me, perché alcuni come le miniere, ma anche altri luoghi di interesse che non sono previsti in questo primo viaggio ma lo possono essere nei prossimi viaggi, sono veramente delle riscoperte, ma tantissime riscoperte nei nostri territori. Quindi è un modo per, chiaramente, per i turisti che vengono dall'estero o dal resto dell'Italia, ma anche per noi, per valorizzare insieme al turismo alcuni luoghi che altrimenti, anche se sappiamo che esistono, non ne conosciamo le potenzialità fino a totali. Un ultimo aspetto è che Regione Marche, oltre chiaramente alla Orte Falconare e la linea Adriatica, ci stiamo attivando insieme a Rete Ferroviaria Italiana, a Trenitalia, Fondazione in questo caso, per valorizzare le linee dei territori interni. Quindi stiamo facendo tutta una serie di operazioni. Esempio, con Trenitalia stiamo pensando che dei treni che provengono da Ascoli non si fermeranno ad Ancona, ma raggiungeranno i servizi. Quindi i treni da Ascoli faranno la linea Adriatica, Ancona, poi arriveranno a Iesi, in questo modo arriveranno sia all'aeroporto e sia all'ospedale principale delle Marche. Quindi sotto questo profilo valorizzare le linee dei territori interni fino a portare gli utenti nei servizi. Un altro aspetto che stiamo facendo insieme ad RFI è il potenziamento della Civitanova Albacina, non solo l'elettrificazione che Rete Ferroviaria Italiana sta già attuando in parte, ma soprattutto anche la realizzazione con Regione Marche anche di alcune stazioni ferroviarie nei luoghi principali, che possono essere le università o piuttosto dei campus scolastici. Oltre a questo, abbiamo intenzione di firmare una convenzione con Rete Ferroviaria Italiana per potenziare anche e analizzare, avere dei progetti di fattibilità per poter fare anche dei collegamenti tra le linee esistenti nei territori interni. Quindi complessivamente, come dire, chiaramente diventano fondamentali l'Adriatica e la Orte Falconara, no? Che è anni che adesso finalmente si sta facendo la progettazione di fattibilità, entro l'anno dovrebbe essere conclusa la fattibilità per poi fare un appalto integrato. Ma oltre a questo, anche tutte le ferrovie interne, avere una visione completamente diversa per le ferrovie interne, perché queste sono le ferrovie che poi ci collegano e rendono i territori interni alla parte adriatica, alla città, diciamo, adriatica lungo la costa, ma che rendono competitivi e vivibili questi territori. Grazie. Grazie a lei, architetto, anche per averci ricordato un altro degli obiettivi, la sinergia costa-entroterra. Non a caso la riapertura della linea riguarda Fabriano-Pergola, ma il treno avrà il suo inizio, la sua partenza da Ancona, che è la finestra sull'Italia e sul mondo della nostra regione, grazie alla stazione ferroviaria di Ancona, grazie al porto e grazie all'aeroporto. E ci ha ricordato anche un'altra cosa, che se guardiamo i dati, ad oggi il 7% dei passeggeri va su treno, l'11% delle merci viene trasportato su rotaia. L'obiettivo dell'Unione Europea, ecco perché non facciamo soltanto un'operazione nostalgia, ma un'operazione di sviluppo economico in linea con le direttive europee e gli obiettivi europei, gli obiettivi nazionali. Nel 2030 il 30% delle merci dovrà camminare e viaggiare su treno o su vie navigabili, nel 2050 il 50% delle merci, e dovrà essere potenziato il trasporto dei passeggeri. Se non avessimo linee ferroviarie non lo potremmo fare. E con questa mia ultima
riflessione, io passo la parola al direttore di Fondazione Ferrovie dello Stato. Io lo conoscevo soltanto per alcune letture indirettamente, ho avuto l'occasione, l'opportunità, grazie all'incarico che mi è stato affidato dal Presidente Acquaroli, di conoscerlo direttamente. Io credo, non per piaggeria perché si siede al mio fianco, ma sia una grande risorsa tramite il suo team e con le sue competenze, professionalità e determinazione, non solo per Fondazione, ma per lo sviluppo della nostra nazione. Lo ha dimostrato, lo sta dimostrando qui nelle Marche, ma l'ha dimostrato in tante altre ferrovie italiane che ha riaperto e che oggi contano più passeggeri del trasporto pubblico locale che avevano in precedenza quando quelle tratte ferroviarie furono chiuse. Quindi ha fatto una grande operazione non di riapertura ma di sviluppo economico dei territori e io per questo lo ringrazio per quello che ha già fatto per la nostra regione. Caro Assessore, lei disse in apertura di questa conferenza stampa per la quale mi prendo pochi, meno di 5 minuti, lei ha detto totale assonanza e consonanza di intenti. Bene, allora io, lontano parimenti a lei da ogni piaggeria, le dico che in 10 anni di una battaglia per una concezione di ferrovia tradizionale, capillare sul territorio, io ho cercato le regioni. Dopo il cambio di governo di un anno fa, voi avete cercato la Fondazione. Questo non mi è capitato in altre regioni, né di colore differente. Io non sono, come tutti sanno, di nomina politica, io sono un tecnico e devo dare il primato a questa amministrazione di essere stata la prima e l'unica ad invertire una rotta che era, a mio avviso, suicida. Ricorderò, caro Assessore, quando si distoglievano e si calavano i fili di rame sul porto di Ancona e nello stesso tempo a Roma si organizzavano convegni sull'intermodalità ferro-nave. Queste cose noi le dobbiamo dire, come quando qualcuno va dal medico, costui preferisce, avendo un brutto male, che gli dica che è una banale epidermide oppure che è un brutto male. Io preferisco che mi dica che è un brutto male. Quindi nella costruzione concreta, come lei ha detto, noi dobbiamo dirci queste cose. E parimenti non porto io le colpe dei padri. In anni passati le Ferrovie dello Stato hanno attuato una politica miope sulla rete secondaria. E attenzione, i dati oggi dicono che a fronte di una rete che oggi conta 17.000 chilometri, aver tagliato qualche ramo secco come la nostra piccola Pergola Fabriano o altrove la Fano Urbino non ha consentito risparmi rilevabili. E quindi è giusta la sua definizione di antinostalgismo. Noi siamo antinostalgici. La ferrovia Pergola Fabriano portava, lei lo ricorda, 2 corse per gli studenti, no? In entrata e uscita dalle scuole. Così la Sulmona Carpinone, le do un numero, chiusa sempre con un governo regionale miope dell'Abruzzo, e portava, cari amici, 6.000 viaggiatori l'anno circolando dal lunedì al venerdì. L'abbiamo presa per i capelli, come la Pergola Fabriano, perché una ferrovia dopo 4-5 anni porta alla sua irrecuperabilità. Sovrastrutture, mancata manutenzione, dilavamenti, non la prendi più, come è successo purtroppo sempre nella sua regione, dall'altra parte, da Fermignano Urbino fino a Fano. Quindi torniamo all'esperimento abruzzese. 6.000 viaggiatori l'anno, 35.000 viaggiatori il sabato e la domenica. Con quale differenza, caro Assessore? Che quei primi 6.000 era un trasporto sostenuto, con l'abbonamento pagavi neanche il 35%. Da uno studio di Università Britannica, per una sterlina spesa sul trasporto turistico, almeno 2 maggiore ricadono sul territorio. Significa che per 1 euro che lei finanzia il trasporto turistico, il turista spende, mangia, probabilmente pernotta, comprerà un ricordino dei bronzi
e ne ha lasciati veri. Questa è l'economia circolare alla quale le ferrovie dello Stato, ringrazio chi mi ha preceduto, ma passando a un'altra brevissima riflessione prima di chiudere, sono nei 4 minuti, quindi non mi dilungo molto, abbiamo notato come voi avete apprezzato la velocità. Abbiamo Nicola D'Alessandro, è un amico, lui gestisce l'altra perla, la Maiella d'Italia, adesso gestirà la Pergola Fabriano, abbiamo Christian, abbiamo Trenitalia. Caro Assessore, che la politica sia cosciente, che quello che lei oggi vede messo a terra e che il Presidente Acquaroli inaugurerà domenica è fattibile perché esiste un gruppo che dal 1905 si chiama Ferrovie dello Stato, che coordina e che è l'ultimo, io credo, campione nazionale, tutto italiano, di intelligenze e di apparato. Apparato nel senso tecnico, l'apparato, caro Assessore, è quella, da ingegnere, strumentazione sovrabbondante rispetto all'esercizio quotidiano, ma che ti serve nei casi eccezionali. L'Italia ha smantellato tanti apparati. Le Ferrovie dello Stato sono ancora una holding industriale con un controllo di tutte le filiere. Ecco perché il mio amico Nicola, insieme ai colleghi di Trenitalia, siamo riusciti. Ecco perché. Perché l'Italia ha ancora un gruppo unitario. Chiudo. Per quanto riguarda, lasciatemi dire un po' di romanticismo adesso, perché ha detto che non faccio nostalgico, ma chi mi conosce sa che l'anima mia vive non tanto della qualifica o dello stipendio, ma della profonda passione che ho sempre avuto per i treni. Voi vedrete l'amore della ferrovia per la sua ferrovia, non è una banalità. Voi vedrete domenica il recupero dell'infrastruttura con materiali esistenti. Voi vedrete come quel ramo di 30 chilometri snobbato, chiudo così, ricami il suo territorio, non lo taglia, non lo attraversa, non lo devasta. E quindi Rete Ferroviaria Italiana adesso, anche durante l'inverno, prima di iniziare, mi auspico, questo servizio regolare che farà sviluppare la sua microeconomia positiva, continuerà a mettere pietra, legno, infissi come erano stati progettati 100 anni fa. Questa ancora, torniamo all'economia circolare sana, non più spianate di cemento che vi devastino, ma vi ripeto, una dolce e linea secondaria che da ramo secco è diventato ramo verde grazie alla vostra volontà. Mi auguro continuiate su tutto il vostro territorio regionale. Grazie. Chiedo scusa se posso, perché hanno preparato i miei colleghi, che sono appassionati quanto noi, un minuto di video che potrebbe tradurvi quello che vi ho detto. Ovviamente ho il piacere di ringraziare, lo avete capito anche il perché
c'è una piena sintonia con il direttore di Fondazione Ferrovie dello Stato, con Rete Ferroviaria Italiana, con Trenitalia per quello che abbiamo fatto in questo anno. Questa è la visione della Regione Marche sulle infrastrutture, una visione che è la chiave giusta per aprire le porte dello sviluppo che abbiamo, come poco fa ha sottolineato l'ingegner Cantamessa, quelle porte che abbiamo al nostro insediamento trovato chiuse. L'undicesima linea italiana si apre da domenica nella nostra regione, anch'essa una chiave di sviluppo in questa visione infrastrutturale, intermodale e interconnessa della nostra regione. Grazie a tutti, noi siamo a disposizione, qualora vi fossero delle domande dai giornalisti, vedo già un interesse dalla dottoressa Marinangeli. Allora, la dottoressa Marinangeli, al quale non sfugge mai nulla delle nostre sottolineature, rispondiamo che vogliamo essere in linea con quei parametri che ci stanno dettando gli organi sovraregionali e dovremo studiare con la nuova autorità di sistema ferroviario portuale e con ferrovie potenziali soluzioni che permettano anche il collegamento del nostro porto, eliminando le interferenze che riguardano ovviamente le attività portuali in senso stretto, quindi il carico, lo scarico delle merci e il transito su gomma all'interno delle aree portuali. Attendiamo quindi la nomina della nuova autorità di sistema portuale per mettere sin da subito sul tavolo la possibilità di risolvere le interferenze che hanno portato nel passato a sospendere le attività ferroviarie di cui abbiamo fatto cenno in precedenza, invece di risolvere i problemi delle interferenze tra il traffico su gomma e quello su ferro. Se non ci sono altre domande, non so se in collegamento i giornalisti che erano in collegamento hanno domande. Se non ci sono domande, noi torniamo a lavorare come penso la stragrande maggioranza di voi. Io vado a fare il sopralluogo adesso. Grazie mille, il direttore Cantamessa, ovviamente instancabile, va a fare il sopralluogo a Pergola. Grazie mille a domenica per coloro di voi che saranno presenti. Grazie a tutti.